Eccoci qua, cari amiche e cari amici, in questo venerdì pomeriggio. Vi saluto a tutte e tutti. Sempre più persone mi seguono che non parlano in italiano, ma evidentemente o lo parlano o lo vogliono apprendere, perché mi dicono che ho una bellissima voce. Mi seguono dalla Thailandia, dal Vietnam, dalla Corea, dalla Cambogia, dal Giappone, dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina. Mi seguono attivamente più persone dal sud-est asiatico, dall'Asia, dai Balcani, dai paesi slavi, dal Giappone che non dall'Italia. E io in questa giornata uggiosa, che sono stato tutta la mattina fuori casa, anche il pomeriggio, perché io non sto tutti i giorni in casa, esco, c'ho una vita parallela a quella che voi conoscete in YouTube. Mi domando, adesso si sta per fare sera, pubblicherò questo video di sera in premiere, forse non lo vedrà nessuno al momento. Mi chiedo come mai ho successo presso persone, presso un pubblico internazionale e non europeo. E poi mi sovviene Nemo profeta patria, cioè nessuno è profeta nella sua patria, nella sua terra. Nessuno, Nemo, era anche il nome che si diede l'argonauta Ulisse quando accecarono Polifemo e Polifemo andò a piangere dal suo padre Nettuno e il suo padre gli disse: chi ti accecò? Chi ebbe l'osatezza di accecarti? E Polifemo, che era molto ingenuo, disse: nessuno. Allora il padre disse: non mi potrò vendicare di te, figliuolo, perché nessuno era il nome del fato, e se il fato era avverso, neanche gli dei potevano fare qualcosa. Quindi Nemo divenne un nome mitico, tant'è vero che Giulio Verne chiamò il capitano del Nautilus, del sottomarino della sua novella di fantascienza, Nemo, il capitan Nemo. E che significa? Che è un tributo, un modo di parafrasare l'Odissea, perché gli diede il nome al capitano del Nautilus del comandante degli Argonauti, cioè di Ulisse, che si faceva chiamare Nemo. Cioè, dissero a Polifemo che si chiamava Nemo, in modo che poi, quando chiese aiuto a suo padre divino Nettuno, non lo potesse soccorrere a Polifemo perché disse: è il fato avverso. Quindi, come dire, ci sono tanti rumori di traffico. Nemo profeta patria, e sono arrivato a parlare degli Argonauti, del capitan Nemo. Però mi piace che mi seguano anche da fuori Italia. E poi avrei tanti argomenti dei quali parlarvi. Per esempio, mi piace che mi sono ritornato a filmare con un vecchio tablet del 2013 e qualcuno ha detto: questo video ha un gusto retro. E poi mi sono filmato ultimamente anche con la mia vecchia webcamera del 1999. Vorrei parlarvi in altri video di qualche tema in particolare, per esempio sul fatto che molti si lamentano dell'accondizionamento culturale a cui ci sottopongono
della cultura di massa, di come ci controllano. Va bene, ma la colpa è anche nostra, mia, tua, che mi ascolti. Nessuno ti impedisce di comprare per 7,50 euro, per 8 euro, per 2,50 euro un libro e di leggerlo. Nessuno ti impedisce di comprare una penna Bic e un quadernino e scrivere i tuoi pensieri. Magari riesci a fare un libro. Quindi, la scusa che i libri costano tanto, che i giornali e le riviste costano tanto, che c'è un condizionamento mediatico del mainstream, perché prima erano i mass media, adesso invece è il mainstream in internet, che ci vogliono lavare il cervello, ci vogliono condizionare, ci vogliono. È una scusa di menti deboli per menti compiacentemente deboli. Capito? Come disse Baudelaire nell'introduzione dei Fiori del Male, che ci compatiamo, ma ci compiacciamo dell'autocompatimento. E invece non bisogna autocompatirsi, bisogna fare. Tu credi che il sistema ti voglia condizionare culturalmente? E leggi, cerca di pensare, di essere autonomo, non che ti serve come pretesto per la mollezza, la fiacchezza, per non leggere. Perché dici, ah, ma ormai guarda, la televisione non trasmette più cultura, ma vattela a cercare la cultura, a parte di ciò che si trova in internet. Ma vai nelle biblioteche pubbliche e private. Capito?